Ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video che sarà un cosa mangio in un giorno, visto che so che vi piacciono particolarmente. E io sono ancora in pigiama perché mi sono appena svegliata e sto aspettando Paul perché faremo colazione insieme e gli preparerò il porridge. Qui infatti lo sto preparando e io per colazione mangerò dei biscottini fatti con ceci e tahini, però li ho preparati ieri sera. Questi qua sono i biscotti. Mi sono ispirata a una ricetta di Dora Vinciguerra e nulla, ho semplicemente frullato dei ceci insieme a del tahini, anche se la ricetta diceva burro d'arachidi ma io non ce l'ho, ho solo del tahini. Invece di farli al cioccolato ci ho messo la cannella per fare tipo snickerdoodle, quei biscotti con zucchero e cannella. E è una ricetta che avevo già provato un bel po' di tempo fa. A me le cose fatte con i legumi mi piacciono. Tipo ieri per colazione mi sono fatta i brownie con i fagioli rossi. E lo sapete che Paul questi abbinamenti non li garbano per nulla. Infatti mi guarda male, ma a me piacciono, quindi questa qua è la mia colazione, la unirò a del caffè con del latte di soia e vi faccio vedere quanti sono. Sono 5, ma ho già dato un morso al quinto. That's it, questa è la mia colazione. Ragazzi, voi credete, ma non è semplice registrare dei video quando tutte le luci di casa tua sono gialle. Vabbè, comunque, prima di andare a preparare il pranzo volevo dirvi due cose. La prima, volevo farvi vedere come sono vestita. Maglia riciclata di mia sorella e pantaloni di Bath Bunny. I colori non ci incastrano nulla, guardate. Proprio niente. Però, boh, penso sia carino. No? Comunque, questa è la prima cosa. La seconda cosa che vi volevo dire, però io mi devo mettere a sedere. Ok, molto meglio. Volevo farvi un piccolo aggiornamento, dico piccolo perché non è passato molto tempo da quando ho provato a cambiare la mia alimentazione, però ho già notato dei miglioramenti. Allora, il gonfiore è andato via, la digestione è on point. Ho anche reintrodotto alcuni alimenti che avevo messo un po' da parte perché pensavo appunto mi causassero dei problemi. Il primo fra tutti è l'avena, perché sapete che io amo i miei porridge, però siccome pensavo fosse uno di quegli alimenti che mi faceva male per quanto riguarda la digestione e che mi causasse parecchio gonfiore, l'avevo appunto accantonato per un attimo. L'ho reintrodotto, ho reintrodotto il porridge senza abbinarlo a della frutta. Piuttosto che l'avena, penso fosse l'accoppiata avena e frutta che mi causasse gonfiore e una cattiva digestione e acidità di stomaco. Quindi penso fosse più un fatto di food combining piuttosto che dell'avena di per sé. Poi un'altra cosa che ho provato a reintrodurla tipo due volte, poche volte, però non mi ha causato nessun problema, ed è la quinoa. Non in grandi quantità perché comunque avendo paura poi di sentirmi male l'ho reintrodotta piano piano e anche quella sembra che sia a posto. Avete visto la mia colazione di stamani che era a base praticamente di ceci e la mia colazione di ieri che è stata a base di fagioli. Mangiandoli in quel modo non mi hanno causato nessun problema. Io ho fatto colazione stamani, non mi sento gonfia, sono a posto, sono tranquilla, quindi per ora diciamo che avena, quinoa, ceci, fagioli o comunque legumi non mi causano problemi. Non ho ancora riprovato a mangiare soia. Per soia intendo tofu, tempeh, yogurt di soia. Il latte di soia l'ho sempre lasciato perché il caffè mi garba con il latte di soia, ma non mi causa problemi. Quindi non vi so dire che effetto mi fanno. Proverò a reintrodurli piano piano perché vi dico la verità, ne ho mangiata così tanta nell'ultimo periodo che non ho voglia di tofu, non ho voglia di prodotti a base di soia. Ora per pranzo, siccome vi ho detto che riesco a mangiare la quinoa, mi farò un po' di quinoa con peperone al forno, insalata, avocado, insomma, solite cose. Vorrei mangiare insalata, broccoli e avocado, ma siccome ve l'ho fatto già vedere, per portarvi contenuti un pochino più carini, cambiamo, no? Quindi ci vediamo alla preparazione del pranzo.
Allora ragazzi, dovete sapere che il peperone a me piace al forno e mia mamma riusciva sempre a farlo morbido, insomma molto tenero, ecco, non sapevo come facesse, infatti quando lo facevo io al forno mi veniva tutto secco e bruciacchiato e ho capito che il trucco, cioè me l'ha detto lei, è tagliarlo a fette, mettere le fette con la parte esterna, quindi con la buccia rivolta verso l'alto e quindi la polpa all'interno rivolta verso il basso, in modo che non stia a contatto diretto con il calore del fornetto. Nel caso anche voi cercaste una soluzione per farlo venire bene e tenero e non tutto secco, questa è la soluzione. No vabbè ragazzi, fuori c'è il diluvio universale, non so se riuscite a capirlo da qui, ma no, perché non si vede nulla. Comunque io ho finito di girare un altro video, è venuta fame, quindi penso che mi farò la mia merenda o coccola del dopo cena del momento, ovvero cioccolata calda, e la farò con una parte di acqua e una parte di latte di soia, 10 g di cacao amaro e 10 g di fecola di patate. Io vi do un consiglio: non mettete la fecola di patate direttamente nella pentolina quando sta cuocendo il tutto, questo perché quando io l'ho fatto mi si sono formati dei grumi grossi così di fecola e la cioccolata calda non mi si è addensata, quindi pesatela a parte, versateci un po' d'acqua e rimiscolate bene bene in modo che si sciolga. Dopodiché, quando il liquido, il latte, l'acqua sarà arrivato a ebollizione, ci versate la fecola di patate sciolta nell'acqua e non vi si formeranno grumi così. Anzi, la cioccolata calda diventerà bella soda. Adesso vi faccio vedere come preparo la mia merenda. Ci sta proprio una cioccolata calda perché fa freddo, con questo tempo è la coccola ideale. Allora, siamo arrivati all'ora di cena e stasera mi va qualcosa di diverso per coccolarmi un pochino, e quando ho voglia di coccolarmi vado sicura con una bella ciotola di porridge. Quindi vi farò vedere come mi sto preparando il porridge ultimamente, ed è una combo che mi piace tantissimo. Lo cucino metà latte di soia e metà acqua come la cioccolata calda, e poi ci metto sopra delle noci sbriciolate. Semplice, ma è veramente buono così. Allora, siccome mi avete chiesto come faccio a preparare il porridge, ve lo farò vedere proprio real time. Allora, andrò a pesare 100 g di latte di soia e 260 g di acqua e li metterò sul fuoco fino a farli arrivare un po' a ebollizione. Dopodiché ci aggiungerò 60 g di avena. A me l'avena piace metterla già quando parte liquida del porridge, è arrivata quasi appunto a ebollizione, e non mi piace unirla tutta insieme e metterla sul fornello diretta, perché semplicemente ho visto dei video su come fare al meglio il porridge e ho visto che in questo modo esce veramente bene, quindi io faccio così. Poi non penso ci sia tutta questa differenza. Andiamo a pesare 100 ml di latte di soia e 260 di acqua. Accendiamo il fuoco e aspettiamo che arrivi a ebollizione. Intanto nella mia ciotolina vado a pesare 60 g di avena
Per rendere il porridge un po' più saporito potete metterci cacao, cannella, qualsiasi cosa vogliate, però a me sinceramente quando lo cucino nel latte di soia mi piace così com'è, senza l'aggiunta di altre spezie. Ok, qui abbiamo i nostri 60 grammi di avena. Vi spiego perché faccio 60 parti di avena e 360 parti di liquido. Mi sono ispirata ai cup americani, ve l'ho già fatti vedere in un altro mio video, mi sembra, dove vi facevo vedere cosa mi ero portata dietro quando andavo fuori casa. E praticamente io uso sempre questi 3 quarti di cup, che equivalgono a 60 grammi di avena e a 180 ml di liquido. Quando si cucina con i cup americani e volete fare appunto il porridge, per ogni cup di avena servono 2 cup di liquido. Una volta che inizia a fumare bene bene vuol dire che è praticamente arrivato a ebollizione, e quindi andiamo a metterci la nostra avena. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Se vi è piaciuto mettete un bel like, lasciate un commento e fatemi sapere qual è il pasto che avete preferito o se replicherete qualche mia ricetta. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ricordate di attivare la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che pubblico qualche video. Vi ringrazio per la visione, vi do un bacione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!